Allora, bentornati. Analizziamo adesso la seconda correzione. Style Chord Intro to RA. Ottimizzata la gestione delle live drum in concomitanza del cambio arrangiamento durante l'intro di uno style. Allora, io vi farò sempre due video, uno con la release 209 e l'altro con la release 21, dove l'errore viene corretto. Allora, iniziamo con la 209, dove si manifesta questo errore. Entriamo nel dettaglio. Allora, in questo style 16/2, io posso verificare che c'è una live drum che si chiama Folk Pop 82. Allora, adesso ve la faccio ascoltare. L'arrangerà di questa live drum è questa, mentre l'arranger D è questa qua. Ok, nella D ci sta il ride, ci sta il rullante pieno, mentre nella A ci sta il rim shot con un charleston. Ok, allora io adesso parto con, vado prima nel menu view e mi assicuro che c'ho intro to R acceso. Vedete, chord intro to R è in giallo. Adesso inizio con l'intro 3, che è di 4 misure. Alla fine dell'intro 3 io passo alla variazione D e noterete che tutti gli strumenti suoneranno, mentre la batteria mi suonerà con l'arrangerà, che è il rim shot con il charleston. Ok? Allora ascoltiamo. Facciamo l'intro 3. Vedete? La batteria, io sto in D, ma mi sta suonando con la variazione A. Ok? Quindi questo errore è stato corretto nella release 2.1 e ve lo faccio vedere nel prossimo video. A dopo. Allora, vediamo come hanno risolto il problema. Parto con l'intro 3. Passo alla variazione D. Vedete? La batteria sta suonando la variazione D. La live drum sta suonando la variazione D. Ok? Ricordatevi che il chord c'è l'intro to R in giallo. Ok? Problema risolto con la 2.1.